non di corsa, è difficile, magari la notturna diciamo, amplifica anche particolarmente di sì, ma noi, per noi è la prerogativa numero uno, perché insomma la nostra gioventù ce lo permette e quindi ci affidiamo molto a questo. Poi credo sia stata anche una partita abbastanza tattica, nel fatto che noi abbiamo aspettato un po' più bassa, abbiamo creato una linea d'aggressione un po' più bassa, nel primo tempo ci metteva un po' in difficoltà Piredda che si defilava a sinistra alle spalle della nostra mezzala, poi dopo, passando la linea d'aggressione l'abbiamo assorbito un po' tra le linee e diciamo che siamo andati un pochino meglio. Sì, diciamo che la partita che noi volevamo proporre era questa, insomma, come ho detto prima, aspettare e poi cercare di ripartire. Credo che quelle poche volte che siamo ripartiti, se abbiamo avuto anche l'opportunità forse di far male, no? L'occasione più grossa l'avete avuto voi. Sì, però si sa che quando magari uno si sbilancia magari concede qualcosa, però sì, se ci credevamo un po' di più, se fossimo stati un po' più smaliziati, probabilmente portavamo a casa l'intera posta. Comunque. Beh, ma con noi oggi avevamo, mi sembra, 5 o 6 esordienti in categoria, il centravanti è un 97 di dicembre, quindi insomma le ore di navigazione servono, e fatto qualche partita in più comunque fa assimilare concetti. È una categoria pesante, questo è un campo pesante, quindi non è semplice venire a giocare qua, sicuramente Tiziana è una buonissima squadra. Sicuramente soddisfatti di questo punto, che arriva dopo due giornate in cui avevamo fatto una buona prestazione ma non avevamo raccolto punti. Oggi volevamo uscire almeno con un punto da questo campo, da questa grande piazza, un campo difficile con grandi tifosi, ci siamo riusciti e siamo soddisfatti. Prestazione, noi abbiamo impostato la partita come quella abbiamo giocato, volevamo chiuderci per ripartire, abbiamo creato anche qualche grattacapo al Siena, abbiamo avuto l'occasione di segnare, siamo stati solidi dietro, siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Manga lo conoscevo già l'anno scorso perché giocava nel Chievo e avevamo il derby a Verona, io nell'Ellas, quindi l'avevo già marcato, lo conoscevo bene, conoscevo le sue qualità. Sì, Piredda ci ha dato parecchio fastidio, soprattutto in primo tempo, perché è un giocatore che si muove bene tra le linee, quindi non era facile andarlo a prendere. Grazie al mister a fine primo tempo abbiamo analizzato la situazione e ci siamo sistemati, e secondo tempo non ci ha creato problemi. Bonazzoli parla da sé, il nome parla da sé, è un grande giocatore, anche in medicina, ha qualità importanti, ma sappiamo tutti che sia una grande squadra che lotterà per le prime posizioni, quindi siamo ancora più contenti di essere riusciti qua. Le nostre ambizioni sono quelle di crescere giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, lavorare sempre con questa serietà, giocare con questa compattezza, raggiungere e fare più punti possibili e toglierci queste situazioni possibili a noi e ai nostri tifosi. Guarda, Siena io me l'aspettavo, avevamo già giocato contro in Coppa Italia e quindi sapevamo le qualità che potevano avere anche questi cambi gioco, a rovesciare velocemente il gioco, che erano piuttosto fastidiosi. Secondo me c'è anche Siena oggi ha trovato contro di sé una squadra compatta, una squadra organizzata, abbiamo dimostrato di essere organizzati, di essere compatti e quindi per loro non è stato facile portare a casa 3 punti e noi usciamo a testa alta con un punto e con morale. Secondo me il cambio di gioco ne ha fatti di me rispetto alle altre partite, abbiamo giocato più palla a terra, però quando arrivavamo lì non riuscivamo a trovare la porta, o comunque la conclusione, quindi se non tiriamo in porta è difficile fare gol, a sua volta è difficile vincere. Però penso che rispetto a Luca, a Pistoia, scusa, abbiamo espresso un gioco più completo, andavamo da una parte all'altra, palla a terra, tra le linee, trovavamo Piredda molto il primo tempo, poi è mancata la giocata, perché comunque una volta che si arriva ai 20 metri gli schemi contano poco. Senti, io ho visto... Sì, è vero. Magari secondo tempo siamo partiti un pochino meno bene rispetto al primo. La frenesia era dovuta al fatto che volevamo vincere. Quindi giocare più veloci, quando giochi più veloci sbagli di più. E dobbiamo capire che però la partita si può vincere anche all'ultimo minuto. Quindi bisogna avere pazienza, bisogna comunque esprimere sempre il nostro gioco e non dipendere dall'avversario. Questa volta siamo stati un po' sfortunati perché comunque gli episodi non ci girano bene. Il loro difensore ha sdribblato una palla verso la traversa, il portiere ha fatto un paio di parate,
i calci piazzati molte volte ci anticipano, molte volte non riusciamo a metterla dentro, quindi c'è comunque da continuare a lavorare. Sapevamo che non sarebbe stata facile, l'avevamo già detto in passato, quindi dobbiamo solo cercare di migliorare. Ecco, lo sappiamo, la gente ci ricorda che siamo a Siena, ma lo sappiamo benissimo. Come vogliono vincere loro, siamo i primi a voler vincere noi. Però c'è anche da dire che il pubblico deve stare vicino a noi, perché come ha detto bene lei, in squadra ci sono tanti giovani e magari sentire tutta questa... Già giocare a Siena non è facile. In più, se diamo pressione a questi giovani, che magari sono al primo campionato in Lega Pro, magari non li aiutiamo, non ci aiutate. Più ci state vicino, più siamo tranquilli, più insieme raggiungiamo dei risultati. Loro hanno fatto un solo tiro in porta, cioè in porta, alla fine è andato fuori, ma è stato insidioso, ma secondo me se fosse stato nello specchio della porta o io o Silvestri lo riuscivamo a prendere, quindi alla fine è stato controllato e quello lì è stato l'unico pericolo che abbiamo subito. Ho visto una partita molto combattuta, soprattutto a centrocampo. Io sinceramente, a parte appunto quel colpo di testa, non ho dovuto fare strepitosi interventi, ho fatto solamente delle uscite alte e controllate, ma senza nessun pericolo. Noi abbiamo passato soprattutto gli ultimi 20 minuti in attacco e abbiamo anche rischiato di fare gol. Due gol abbiamo fatti, però purtroppo ce li hanno annullati. Adesso sarà da valutare bene. Questo secondo me è stata un po' tutte e due, cioè loro se non mi sbaglio avevano due sconfitte e sicuramente volevano rifarsi, incontravano la Robur Siena e volevano dimostrare di esserci. Noi volevamo dimostrare anche noi, forse appunto per questo eccesso di voler dimostrare che eravamo un po' in palla. Sì, ma io sinceramente a questa domanda non so come rispondere perché io mi occupo della fase difensiva appunto. Certo, però magari in settimana lavorate un po' su tutti i fronti, oppure magari Pastore è dedicato più alla fase difensiva? No, assolutamente. Lavoriamo su tutte e due le fasi. Il mister ci prepara bene su tutte e due e poi sta a noi in campo a dimostrare. Se la fase difensiva sta andando bene in questo periodo, vuol dire che arriverà il periodo anche della fase offensiva. Basta solo avere un po' di pazienza. Inizio di campionato. Che 3 punti sono meglio di 0. Cioè che sono sempre 3 pareggi, come diceva Bosco. E 3 punti alla fine, cioè sono 3 pareggi, però sono sempre 3 pareggi, con un gol subito in 3 partite e alla fine non abbiamo mai perso, quindi si spera di andare avanti così e che la fase offensiva pian piano inizi a girare. Naturalmente l'impegno che i ragazzi hanno messo in campo, quello mi è piaciuto, quello, naturalmente era evidente che i ragazzi volevano vincere questa partita a tutti i costi. Pur disputando un schermo di primo tempo, il secondo tempo siamo stati troppo frenetici, siamo stati troppo nervosi, diciamo, perché passava più il tempo, passava più si sbagliava dei passaggi o degli stop che generalmente non sbagliano i ragazzi, perciò c'era un pochino di nervosismo che non siamo riusciti a sbloccare questa partita. Ci abbiamo provato fino alla fine, però vedete come il calcio, addirittura Prato, c'è stata una ripartenza dove in quell'occasione di testa abbiamo rischiato anche di prendere gol, quindi a volte il calcio fa anche di questi scherzi, però mi sembra di ci abbiamo messa tutta, l'abbiamo provate tutte, io da parte mia, anche i ragazzi in campo hanno cercato diverse soluzioni per passare il vantaggio e non era facile perché il Prato era abbastanza chiuso nel proprio metà campo, trovare spazi non era semplice, quindi non è venuta fuori una partita bella anche perché c'erano pochi spazi da sfruttare, questo sicuramente. Sì, io quando parlo e spiego che questi sono ragazzi che hanno bisogno di tempo per crescere e quindi oggi quando io dico e parlo solo esclusivamente per proteggere questi ragazzi, appunto voglio levargli quella pressione che oggi ancora non sono in grado di sopportare. Perciò Iaga, tutti questi ragazzi giovani, Pastore stesso oggi, Pireta, sono ragazzi che
in quel determinato momento, come hai detto te, hanno avvertito questa pressione, quindi hanno sbagliato delle cose che non è appunto è impossibile che sbagliano. Quindi quando sono lì che parlo con voi e vi spiego, diamogli tempo a questi ragazzi di crescere, proprio perché oggi devono superare questa fase che c'hanno tutti i giovani. Ce l'hanno tutti i giovani. Allora, questa era una squadra, lo ripeto, e ribadisco che non ho mai parlato di salvezza. Il mantenimento di categoria per me significa arrivare all'ottavo, no, no, quindi fare un buon campionato, ma mi auguro che man mano che andiamo avanti e cresciamo, questa squadra possa ambire anche qualcosa di più. Però oggi è fisiologica la cosa, devo avere per forza il tempo di far crescere questi ragazzi, perché oggi la squadra è formata sì da buoni giocatori d'esperienza, ma vicino a loro ci sono tantissimi giovani che sono al primo campionato di Lega Pro, primo campionato di Serie C, l'anno scorso facevano la prima arena, quindi oggi adattarsi in una piazza come Siena non è facile. E quindi ci può stare. Nonostante tutto, abbiamo lottato, l'atteggiamento della squadra a me è piaciuto, mi dispiace non aver vinto, per i ragazzi, per la gente che ci ha seguito, per la società, naturalmente, perché anche loro speravano in una vittoria. Io non sono preoccupato, sapevo di questo passaggio che i ragazzi potevano attraversare. Perciò so che devo lavorare, adesso ci prepariamo per la partita di Luca, vedremo un attimino di riuscire a sbloccarci là. Mister. Di lanci o parli di cross? Cioè i traversoni alti con ciò che... Cioè io mi sarei aspettato, cioè sulle qualcuno, fasce. Ovviamente qualcuno va sulle fasce, qua, cercare. Invece mi sembra si vada più a cercare l'1-1, lui fa un po' di spunti. O comunque non ho visto, forse perché di questo è un gran gioco sulle fasce, non si è... Fai un'analisi corretta di quelle che sono le caratteristiche di Bonazzoli, cioè oggi Emiliano Bonazzoli va sì sfruttato di sponda, ma soprattutto perché oggi di testa Emiliano, visto la sua altezza, dovrebbe sfruttare sicuramente quella caratteristica. Però il problema è che a sinistra abbiamo spinto parecchio, a destra con Stefano ancora lontano dalla condizione ottimale, abbiamo fatto molto più fatica. Oggi Bonon credo che abbia fatto ancora un'ottima gara sulla fascia, le iniziative più importanti sono aspettiamo Stefano, perché lo sapevamo che veniva da un periodo di non allenamento e quindi di conseguenza ci poteva stare che non sia meglio della condizione. Parlo dopo il mister, quindi dal punto di vista della società mi ritrovo perfettamente nelle parole di Gianluca. Chiaramente non è arrivata la vittoria che ci aspettavamo, ma insomma siamo alla terza partita e abbiamo visto anche in palcoscenici diversi tante squadre blasonate fare fatica nel tenere il campionato. Dal punto di vista nostro siamo fiduciosi che il lavoro è stato fatto bene, quindi si tratterà di aspettare ancora un po' e dare modo a questo gruppo di lavorare. Non li vediamo in settimana, ci siamo presenti e vediamo il lavoro fatto in un certo modo, poi arrivano le partite, chiaramente si trovano. Oggi per esempio abbiamo trovato un avversario molto molto compatto dietro la palla, facevamo fatica a trovare gli spazi, la pressione gioca il suo ruolo, quindi si trova in difficoltà anche non perfettamente inquadrabili all'inizio. Siamo sufficientemente tranquilli, insomma, per poter dar modo a tutti di continuare a lavorare. La società è, vedete, anche ieri su un'emittente nazionale mi si chiedeva ma il Siena che tipo di prospettiva si dà. A me piace ricordare che questa è una squadra innanzitutto neopromossa da un punto di vista oggettivo, poi questa è una società che ha un anno e i 100 anni del Siena noi li sentiamo, li portiamo con orgoglio, però in campo non vanno 100 anni del Siena, in campo va un gruppo neocostituito che ha dei valori, la società ci crede, ci ha creduto fin dall'inizio, ha investito in una maniera anche considerevole, visto il livello della Lega Pro, e quindi noi sentiamo la giusta pressione, direi, sentiamo una voglia, una motivazione di far bene, di esprimerci, di
andare in campo e giocarcela con chiunque, questo mi sembra che sia facilmente riscontrabile, insomma. Le prime tre partite dicono questo, e sono sicuro che anche in futuro sarà così. Ma diciamo, come attività generale di una società di calcio, ci troviamo a, dal mio punto di vista, a far fronte con problematiche un po' comuni. Chiaramente questa è una categoria che presenta delle opportunità, tante sfide, perché è una categoria molto faticosa, dove è chiaro che la società deve lavorare molto per bilanciare quelli che sono gli investimenti, a dire così. Non è facile in Lega Pro essere un polo di attrazione per chi cerca visibilità attraverso il calcio. Abbiamo spinto tanto sulla campagna abbonamenti, perché la campagna abbonamenti è un filtro di visibilità abbastanza importante, cioè avere uno stadio pieno ha un significato anche per i nostri partner, e quindi fino all'ultimo abbiamo puntato molto su questo lato, quello di avere uno stadio pieno. Gli altri step direi che sono in linea con le aspettative. Scusa, correggi. Da una parte scendo nello specifico, dall'altro allargo un po' sempre il discorso. È chiaro che la realtà morta è un po' una realtà morta nazionale, no? La Lega Pro fa fatica, come fanno fatica alcune realtà anche di B, che è pure un altro mondo, perché non so, ho l'impressione che il calcio viene ancora visto come una richiesta continua, un'attesa continua, senza creare un ambiente favorevole. Mi si dice che i 3.008 quasi abbonati dell'anno scorso furono la risposta a un gesto di rinascita, un momento molto importante, no? E quindi anche di fiducia verso un progetto a scatola chiusa, perché nessuno poteva sapere che questa società in un anno avrebbe compiuto, avrebbe realizzato gli obiettivi al primo colpo. Francamente, da dirigente, avrei accolto con piacere una rinnovata fiducia, quantomeno, in termini numerici, perché nulla, diciamo, fa prospettare un impegno diverso da parte della società, tutt'altro, direi. Siamo assolutamente conti alla mano, una società che c'è, che esiste e che ha una presenza di rilievo nella categoria, quindi semmai è un tema sì generale, ma anche specifico locale.